Benvenuti a questa edizione notturna delle notizie del giorno. Conte in pressing per il nome del commissario UE. Salvini rinvia a domani. Fonti di Palazzo Chigi parlano di un pacato avvertimento del Premier al leader leghista in vista dell'incontro con la Presidente della Commissione europea, von der Leyen. Rischiamo di perdere la concorrenza. Il capo del Carroccio prende ancora tempo, oggi troppa carne al fuoco. Passiamo negli Stati Uniti, Donald Trump torna all'attacco sui dazi, nuove tariffe alla Cina. Mentre ripartono i negoziati con Pechino, il presidente USA annuncia che dal 1 settembre si applicherà un'imposizione del 10% su prodotti cinesi per un valore di 300 miliardi di dollari. Duello nel governo su giustizia e manovra. Salvini, sono qui per fare o si vota. Di Maio, basta sparare sopra le righe. Il leader leghista in canoa si rema in due, qualcuno ha il freno a mano tirato. E sulla legge di bilancio convoca un nuovo incontro con le parti sociali per il 6 agosto. Il capo dei 5 Stelle dice servono lealtà e sostegno alle riforme. Resta lo stallo sulla giustizia. Bonafede vede il Premier. Se il problema sono i tempi dei processi, sfondano una porta aperta. Politica italiana, Forza Italia, Berlusconi non molla, Toti se ne va e la Garfagna non resta. Tavolo delle regole, al Cavaliere la decisione sulle linee e liste. Il governatore ligure boccia il progetto di Altra Italia. Non è casa mia, avventura finita. Garfagna, così si uccide il partito. Passiamo ai migranti, Alan Kurdi verso Lampedusa, Salvini ha rotto, pronti a prendere possesso. Il ministro avverte non entrate in acque italiane e attacca la Germania, ci ricatta, prendono i 30 dalla Gregoretti se accogliamo i 40 dell'ONG. Sulla nave anche un bimbo di 3 anni con una ferita di arma da fuoco. Nuove regole al pronto soccorso, i codici diventano 5. La conferenza Stato-Regioni introduce le codifiche arancioni per i casi urgenti e azzurro per le cure entro un'ora. Settore dell'auto non riparte, altra frenata a luglio, immatricolazioni in calo dello 0,10%, per il gruppo Fiat meno 19,37% le vendite in Italia. La sua quota di mercato scende al 22,3%. ArcelorMittal pronta norma sull'immunità. Il MISE smentisce. Il gruppo siderurgico sostiene che dal governo c'è un atteggiamento molto costruttivo. Gelo del ministro, nessun provvedimento allo studio. Carabiniere ucciso a Roma, Rega e Varriale erano in servizio. Da un esame dei turni entrambi risultano regolarmente al lavoro la notte dell'omicidio. La difesa di Yort chiede il riesame di annullare il carcere. Il padre di Elder visita il figlio in cella. Dall'autopsia al militare 11 coltellate. Passiamo in Iran, Zarif nel mirino degli USA, ma l'Unione Europea si smarca. Bruxelles non si adegua alle sanzioni annunciate ieri dagli USA contro il ministro degli esteri di Teheran. Un'altra ONG, la Open Arms, si dirige verso le coste italiane dicendo «Vogliamo un porto sicuro». A bordo circa 50 migranti recuperati sulle coste libiche. Si prefigura un altro braccio di ferro con il Viminale, il governo italiano, tra le due ONG che si trovano adesso nei pressi delle coste italiane, la Open Arms e la Alan Kurdi. Grazie per aver ascoltato questa edizione notturna, vi rimando alla prossima, arrivederci.